Benvenuti a una nuova puntata di Agri Tour. Ci troviamo in trasferta, effettivamente anche se fa freddo dobbiamo andare a scoprire un po' quelle che sono le piante del momento. Qui ne vedete un po' di piante, ma non è la pianta che ci interessa oggi. Ci interessa soprattutto l'olivo, perché? Perché siamo a Tavarnelle, nella piazza principale del comune, e andiamo a capire cos'è che hanno inventato di nuovo. Una manifestazione dedicata all'olio, Olio Sapiens, all'interno della quale ci sarà sicuramente tante cose da fare, da gustare, però per saperne di più dobbiamo andare a parlare con i diretti interessati. Come facciamo? Seguitemi. Siamo insieme a Sonia Donati, assaggiatrice di olio, e insieme a lei vogliamo capire un po' meglio questo magico mondo della degustazione, perché forse ancora si riesce oggi a comprendere come si fa a degustare un vino, ma degustare l'olio rimane indubbiamente affascinante perché è abbastanza difficile da capire. Allora Sonia, noi ti abbiamo preparato tutto quello che ti occorre, il pane, il sale, l'aglio, mi sembra perfetto per degustare l'olio. No, per degustare no, è per assaporarlo, quello sì. Per degustare abbiamo bisogno di una sola cosa, l'olio ovviamente, e un contenitore, che è un bicchierino. Perché questo? Perché se noi andiamo a mettere l'olio su una fetta di pane o qualsiasi altro prodotto, non conosciamo le caratteristiche tipiche dell'olio, non conosciamo la partenza del prodotto che noi andiamo a mettere in questo caso sul pane. Senti, ma il discorso della carta va bene lo stesso? Insomma, quindi si può degustare bene anche, perché normalmente si parla sempre, no, che degustare l'olio, magari, non lo so, come se fosse vino, avremmo bisogno del vetro, invece non è così. Non è così, partiamo molto semplicemente, una degustazione semplice, dobbiamo, come faremo vedere poi dopo, tenere in mano il bicchierino perché le sostanze aromatiche hanno bisogno di essere riscaldate, di essere portate a temperatura, quindi l'esame visivo nell'olio non è considerato di primaria importanza, è considerato invece per l'acquirente che valuta la qualità di un olio dal colore. Ma ecco, questo è infatti già il primo elemento. Noi siamo abituati all'idea più verde è, meglio è, ma è così? No, purtroppo non è così. Non sempre oli belli, verdi e intensi corrispondono poi in bocca a oli strutturati, interessanti. Addirittura c'è il contrapposto. Un olio troppo intenso e verde può essere sinonimo di una ossidazione originata dalla clorofilla. Comunque questi sono più termini. Ah, però insomma è già interessante capire come certi elementi. Allora proviamo a vedere come si effettua la degustazione. Allora, innanzitutto dobbiamo aprire la bottiglia e poi versare in questo bicchiere. Allora, il bicchiere diventa un contenitore che a livello di riscaldamento lo si riscalda però semplicemente con le mani. Quindi. Con le mani, non abbiamo il tappino ma va benissimo, sì. Dobbiamo fare una cosa molto conviviale. Io ho messo una quantità corrispondente quasi a un cucchiaio da cucina, più o meno 20 ml. Abbiamo analizzato, vado ad analizzare prima di riscaldarlo il colore, nel colore vado a individuare se è limpido, velato o torbido e poi la tonalità del colore, quindi o giallo o tonalità giallo o verde non sono sinonimo di qualità. Senti, ma limpido, velato, torbido non è un elemento di migliore essere limpido e peggiore essere torbido? Allora, come torbido funziona? Rientra fra i difetti, sicuramente se notiamo una certa torbidità e poi addirittura sfumature aranciate, di sicuramente non c'è bisogno di metterlo in bocca. Limpido, beh, soprattutto se fosse adesso limpido vuol dire che ha subito una filtrazione. Velato ancora o si deve depositare, è caratteristico anche della varietà. Poi dopo cosa si fa? Quindi l'abbiamo osservato. A questo punto? A questo punto lo teniamo in mano con tutte e due le mani e tappiamo in modo tale che girandolo lo riscaldiamo, dobbiamo portarlo un attimo a temperatura, infatti negli assaggi ufficiali ci sono proprio delle macchinine che riscaldano i bicchieri da degustazione. Agitiamo un attimino, una prima insufflazione, annusiamo. Quindi ecco, dobbiamo annusare bene, quindi mettiamo all'opera il naso a questo punto. Usiamo, esatto, che non siamo abituati a usare il naso per riconoscere i profumi. E poi lo agitiamo una seconda volta, non più di 3-4 secondi, perché poi non sentiamo più niente. E da qui cerchiamo di sforzare il nostro organo e riconoscere i profumi. Bene, quindi noi andiamo chiaramente poco per volta con le lezioni perché torneremo su questa parte. Quindi dopo andremo a capire cosa è l'esame olfattivo e quindi dopo si arriva ad assaggiare l'olio. Si arriva ad assaggiare l'olio. Premetto, non ci sono difetti perché sì. Se ci fosse un difetto già lo possiamo sentire al naso. Andiamo avanti con l'esame. Ecco, e quindi come si fa? Ecco, ma è vero che poi dopo bisogna mangiare la mela? Ma è previsto la mela, io sono più per l'acqua con le bollicine belle grosse perché poi se andiamo a analizzare un olio che ha la caratteristica della mela, soprattutto quella particolare, la Smith. Ecco, allora quindi. Diciamo che è un ecco, top. Quindi ora magari procediamo a quello dell'esame gustativo. Quindi dopo averlo visto, ecco, come si fa? Con piacere. Ecco, allora. Quindi a questo punto lo abbiamo
appunto riscaldato, dobbiamo a questo punto assaggiarlo. Non deve fare impressione se l'olio si mette in bocca senza pane, senza niente, perché effettivamente dovendolo degustare l'operazione deve essere fatta in questo modo. Quindi ecco, questo fatto di fare il rumore che è classico degli assaggiatori di olio deriva da che cosa? L'ossigenazione, vero? Esatto, la piccola quantità di olio che mettiamo in bocca, e all'inizio deve essere piccola perché ha una caratteristica di asciugare la bocca, ci serve ossigeno, cioè ossigeno per esaltare poi le caratteristiche, le componenti dell'olio. Quindi a denti stretti insuffiamo aria proprio, non vi preoccupate se si fa rumore, è una cosa che è necessaria, e poi andiamo ad analizzare quello che abbiamo in bocca, le sensazioni, se sono untuoso, se l'olio è fluido, quindi fluido si entra già in una caratteristica un po' di difetto praticamente. E poi l'intensità dell'aroma che abbiamo sentito in bocca, e individuare se è piccante, amaro. Senti, ma poi c'è un'altra cosa che a un certo punto sorprende quando si va a leggere i concorsi, no? Si parlano di categorie, il fruttato medio, questo non c'entra niente con un assaggio ufficiale di quelli da Camera di Commercio, diciamo, quelle sono categorie più giornalistiche. Primo posto per l'olio fruttato intenso, fruttato medio, che cosa sono quindi? Più idee di comunicazione? Sì, più idee di comunicazione, e comunque ben vengano, perché già si legge poco in etichetta, il consumatore veramente è spiazzato dalle poche informazioni che gli vengono date, e purtroppo non siamo tutelati neanche a livello europeo, visto che è stata declinata nel 2008 l'ultima normativa che prevedeva di mettere in etichetta l'esame organolettico. Ancora non abbiamo capito se c'è un olivo per fare quelle verdi come olive e quello per fare le olive nere. In realtà, evidentemente sto scherzando, perché siamo appena all'inizio di un percorso che ci deve far scoprire un po' di più il magico mondo dell'olio. Ma niente paura, noi siamo sempre qui e ci troviamo ancora la settimana prossima ad AgriTour.